Iscriviti al canale per un divertimento senza fine! Il miglior cucciolo! Il mio cucciolo è più agile. Ora vedrai. Oh, che carino. A cosa ci riesce? Ciao ragazze, come stanno i vostri cuccioli? Beh, così così. Vi abbiamo visto da lassù. Beh, Didi vi ha visto e ci ha detto tutto. Ciao Didi. E noi siamo scesi ad aiutarvi, perché i nostri cuccioli sono super agili, vedrete! Ok, pronti? Al mio 3, 1, 2, Torre Fantasy! No, non così! Ora diventeremo forti e agili! Per questo motivo dobbiamo allenarci duramente, mantenere la disciplina e mantenere l'ordine! Ehi, aspettate! Ehi, attenzione! Non così! Qui ci si deve allenare! Ora basta, alleniamoci! Come stavo dicendo, dobbiamo essere costanti! Cominciamo quindi con i tronchi rotanti! Forza, Bru! Vai! Molto bene! Molto bene! Oh, molto male! Andiamo, Kitty! Puoi farcela! Campionessa! Fagli vedere che sei il miglior cucciolo del mondo! Seconda prova! Il grande bersaglio! Pronta, Lenny? Via! È il nostro turno! Andiamo! Sei la migliore! Terza prova! Le sfere giganti! Forza, Nati! Puoi farcela! Kitty, mostra loro che è il miglior cucciolo del mondo! Forza, Kitty! Ben fatto, Kitty! E non dimentichiamoci il mulino matto! Forza, puoi farcela! Più veloce! No, non così! Andiamo! Ah, che delusione! Forza, Kitty! Puoi farcela! Avete visto? No! Non credete che stiamo esagerando? Penso di sì. Mi dispiace, Kitty. Stai bene? Ci dispiace tanto. Ah! Ah! Ah!
fidanzata di te. Vai ad allenarti. È il bimbo più potente dell'universo. Tornato atomico! Trottola magica! Sì! Fammi fare un giro, per favore. Ma certo, Candy. Tu hai poteri. Potresti essere un supereroe e aiutare gli altri. Non hai bisogno dei poteri per aiutare gli altri. Anche tu puoi essere un supereroe. Tieniti forte, Candy. Io? Un supereroe? Tremate, malvagi! Bat Baby è qui per proteggere Valle Biberon! Dai, su, gioca con me! Ti salverò, Winnie! Oh! Aia! Questo non succederebbe al vero Bat Baby! La nostra missione è quella di proteggere tutti i bambini! Tu sarai la mia assistente! Tu sarai... Super Winnie! Siamo i supereroi della valle! Ti serve una mano contro qualche cattivone? Beh, veramente no. Sei sicura? Nessun cattivo che ti infastidisce? Qualche invasione aliena? Veramente no. Non si vede volare una mosca. A dopo. Devo fare il bagno a Kitty. Non preoccuparti. I supereroi non si arrendono facilmente. Hai per caso bisogno di due supereroi? No, mi spiace. Supereroi in azione! No! Un selfie con i supereroi di quartiere? Che noia! Aiuto! Per favore, aiutatemi! Bat Baby in azione! E la sua assistente! Oh, grazie mille! Mi aiuteresti con questo puzzle? Buona giornata, cittadina. Così non si può essere dei supereroi. Non ci sono dei veri problemi. Ho trovato! Li creeremo noi i problemi. Winnie, guarda! A dimenticare il ciuccio. Cos'ha che non va? Oh no! Dove è finito il ciuccio d'oro? Niente panico! Bat Baby lo troverà col potere della mente! Lo sento! È qui vicino! Trovato! Grazie, Bat Baby! Sei il mio eroe! È bloccata! Bat Baby la aprirà con la sua super forza! Uno, sto arrivando! Due e tre! Grazie, Bat Baby! E Bat Baby ha aiutato Crystal ad aprire la porta. Wow. Candy non riusciva a trovare il mio skateboard! Oh no. Bat Baby in azione! Grazie, Bat Baby! Come me ci sono tanti problemi ultimamente. Sta ferma. Bat Baby salterà con le sue super molle e ti salverà. E avrai un biscotto. Ti ho scoperto. Sei tu che causi tutti i problemi. Io? No. Io la stavo per salvare. Giusto, Nady? Nady! Io non sono Bat Baby. E ora Nady è in pericolo per causa mia. Wow, per un pelo! Hai fatto un disastro! Perché hai fatto tutte quelle cose pericolose? Io volevo essere solo un supereroe! Ma oggi sei stata un supereroe! Hai appena salvato Nady! Siete tutti supereroi! Magia! Wow!
Good night, Connie. Il pigiama party. Vuoi venire al mio pigiama party? Certo. Pigiama party. Ci sono. Ci sono anch'io. Di sicuro non me lo perdo. Presente. Sarò dei vostri. Bene. Portate il vostro bel pigiama. Io indosserò il mio preferito. Andiamo. Allora, Lali appendi le ghirlande. Lenny organizza il servizio fotografico. Lulu, tu farai delle collane di benvenuto per tutti quanti. Cutie, tu farai le torte. Non appena avrai controllato se i cuscini sono morbidi abbastanza. Non hai già controllato? Eh? Nel frattempo, vado a cercare Sasha per chiederle se vuole venire anche lei. Sasha, sei invitata al mio pigiama party. Io indosserò il più bello. Io devo finire di pitturare casa. Se faccio in tempo vi raggiungo. Ok, ci vediamo. No, non sotto la scala, porta sfortuna. Bah, non esiste la sfortuna. Vedi, oh. Tutto a posto. E ancora? E guarda, sfortuna dici? Però non avrai problemi al party. Sì, certo. Non ci saranno problemi solo perché sono passata sotto una scala. Wow, che meraviglia! È tutto perfetto! Ah! Au! Oh no, che disastro! Va bene, possiamo sistemare prima che gli altri arrivino. Sorpresa! Siamo arrivati un po' prima, non abbiamo resistito. Dov'è il tuo pigiama? Ora? Vado a metterlo, vi piacerà! Bebè! Wow! Ed ora un'altra sorpresa, il servizio fotografico. Scegliete una foto. Che sfortuna, Connie. Sei uscita davvero buffa. Non esiste la sfortuna. Ora cosa c'è? Sì, le sorprese! Che bella, una collana. E degli sticker, mi piacciono. Sembrano quelli delle fantasy. Ne rimane solo uno, ce lo dividiamo? Tranquilla, mostrami le mani, posso farne altri. Ah! Wow! Yeah! Sfortuna! Non è sfortuna! Una scala, sfortuna! Sasha, che succede? Niente, niente, è una sciocchezza. È arrivato il momento dei racconti spaventosi! Il bebè aprì la porta e... il biberon era vuoto! No! Oh, Connie, sei proprio sfortunata! Ok, è sfortuna. Ho camminato sotto una scala e Sasha mi ha detto che mi avrebbe portato sfortuna. Ma non l'ho ascoltata ed ora sto rovinando il party, ma... Ehi! So come far sparire la sfortuna. Devi saltare all'indietro su una gamba mentre dici: sfortuna, vattene via! Tutto qui? Andiamo da Sasha! La scala si trova all'interno? Abbassa la voce! Spero funzioni. Sfortuna, sfortuna, vattene via! Sfortuna, vai via! Che cosa succede? Scusa, Sasha, avevi ragione sulla scala. Sono sfortunata. Sfortuna? Era solo uno scherzo. Guarda, non succede nulla. Abbiamo tutti i giorni sì e i giorni no. Ehi, che bel pigiama. Volevo tanto usarlo al party, ma è andato tutto storto. Ma io mi sono divertita. Oh sì, è stato il più bel pigiama party alla quale abbia mai partecipato. E anche il primo. C'era di tutto. Le storie, gli sticker, i balli, le foto. E delle bellissime collane. È un giorno sì, Connie. Magia! Ora sì che è un pigiama party. Cry babies, magic tears. Middle
canzone dell'estate. Livelli gelatina, ci siamo. Acidità del succo, ok. Benvenuti al party del gran raccolto. Wow, che party! Angie reciterà una poesia a nome dei tutti frutti. Le pesche crescono, il pompelmo fiorisce, lamponi e mele noi raccogliamo e un bel frullato poi beviamo. Fantastico, Angie! Grazie, ho lavorato alla poesia tutta la settimana. Ed ora diamo il benvenuto ai bebè della valle che hanno creato questo splendido murale per tutti i frutti beach. Abbiamo dipinto usando la frutta. Ecco perché è così colorato. Un applauso ai bebè della valle! Hip 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 fantasy! Ed ora, quest'anno le fantasy sono in fiamme! Che la fragola è buona con mango e pesca. Lì c'è un arcobaleno che spunta su nel cielo. Oh, 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 felici tutti siamo, il giorno del raccolto insieme noi balliamo. Senti il ritmo, lo senti fino in fondo, come si fa a fermarsi? Lo senti questo ritmo, lo senti fino in fondo, come si fa a fermarsi? Ballate bebè! Forza, tutte insieme! Oh oh, a causa del maltempo, dobbiamo posticipare il party alla prossima settimana. Ah, bene, un'altra notte senza sorprese. Lo senti questo ritmo? Lo senti fino wow, in fondo? È così che si inizia una giornata. A dopo, bebè. Sembra si siano divertite ieri. Eh? Ma che non si prendono cura della frutta oggi? Non riusciamo a fermarci. Il concerto è stato sospeso causa maltempo. E da quel momento non riusciamo a toglierci la canzone dalla testa. Ma chi farà il raccolto? Dobbiamo trovare una soluzione. Dove sono le fantasy? Questa notte c'è il concerto. P, dobbiamo trovare un modo per togliergli la canzone dalla testa. Oh, e se pensassi ad una canzone ancora più orecchiabile? Prendimi la chitarra, penso di avere un'idea. È come ci ha detto Pia. Oh oh, non hanno raccolto nemmeno un frutto questa settimana. È la maledizione dell'interrotta canzone. Quel terribile temporale ha interrotto la bellissima canzone. I bebè ora balleranno e fino all'alba continueranno. Vuoi dire che non riusciranno a togliersi la canzone dalla testa? Finché non la sentiranno fino alla fine? Credo sia proprio vero. Ed ora, che cosa facciamo? Questa sera canteremo ancora e questa volta lo faremo fino alla fine. E torneranno tutti a raccogliere la frutta! Hip 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 fantasy! Questa sera, ancora una volta, balliamo! Ballate, bebè! Ed ora tutte insieme fermarci noi possiamo. Finita, terminata. Potete smetterla di ballare, ora vi potete fermare. Sono qui con una canzone che si intitola Fruity Rock. Rock rock, frutti rock. Rock rock, frutti rock. Dimenticate l'altra canzone e seguite il ritmo Fruity Rock. Beh, sembra che abbiano smesso di ballare la vostra canzone. Sì, ce l'abbiamo fatta. È stata una serata fantastica. Ciao Pia! Ci vediamo! Rock and roll! Non riuscite a levarvi questa canzone dalla testa? No, stiamo scherzando! Oh, mi è venuto un colpo! Cry babies, cry babies, magic tears. Me love and good.
Le Crybaby si sono ristrette. Parte 1. Wow, il mega telescopio cosmico! È veramente per me? Ma certo, Wandy. Lo sai che adoro fare i regali. Oh? A cosa serve questo bottone? No, fai attenzione, Sasha. È meglio non toccare nulla finché non finisco di leggere le istruzioni. Eh? Qui dice che potrebbero esserci degli effetti catastrofici, come piogge di satelliti, o potrebbe renderci piccolissimi, come se ci avesse inghiottito un buco nero. Sorpresa! Vi ho portato dei regali! Che bello! È il giorno dei regali! Chissà cosa sarà! Ehi! Ah, Lizzy! Dov'è la mia cugina preferita? Mua. Ci ho messo un po' a trovarti! Beh, qui c'è il mio secondo regalo! Viene direttamente dal cielo! La stella più brillante di tutta la galassia! Sono onorata di presentarvi... Daisy! La regina del pop! E Misu! La mia super compagna! Sono in tour con Daisy! Le organizzo i concerti! Hai bisogno di aiuto, Daisy? No, grazie! Sono solo un po' stanca per tutti questi viaggi! Ah! Ne approfitterò per riposare! Oh no! Un temporale! Adesso? Se piove non riusciremo a vedere proprio niente con il telescopio! Ah, ricordi la danza per non fare piovere? Pioggia, pioggia, via di qui, tornatene un altro dì! Pioggia, pioggia, via di qui, tornatene un altro dì! L'acqua è vitale per tutte le piante, per le verdure e per tutte le cose, tranne per giocare! Pioggia, pioggia, via di qui, torna un altro dì! Ehi, ma perché non smette? Fatemi provare! Ce l'abbiamo fatta! Yeah! Bebè, mi aiutate con la valigia? Certamente, devi essere stanca per il viaggio. Viaggiare per tutto il mondo deve essere... Che bel telescopio! Questa è la sua valigetta. Che valigia elegante! Oh, un bottone! Ops, dov'è andata Daisy? Sarà entrata in casa. Eh? Chi ha toccato il telescopio? Daisy, sei andata a letto? Ma qui non c'è. Eh? Ed ora dove sono andate? Cos'è successo? Siamo diventate piccolissime! Qualcuno ha toccato il mega telescopio cosmico? Io non sapevo potesse essere pericoloso. E adesso cosa facciamo? Stai attenta! Ehi! Dove siete? Misu, non ti sei lavato i denti! Corri, Daisy, corri! Misu, aiutami! Credo stiano giocando a nascondino. Io cercherò dentro, ok? Dove siete, bebè? Bebè? Siamo qui! Trovate! Oh? Trovate! Ci verrai addosso! Come si ferma? Qualcuno mi aiuti a scendere da qui! Dentro non ci sono! E se gli fosse successo qualcosa? Magari hanno preso la mongolfiera! E se un uragano le avesse spinte in cima a una montagna e fossero bloccate lì? Sarà meglio che cerchi aiuto. Le Fantasy sapranno sicuramente trovarle. 1, 2, 3, soffia!
questa va bene. No, no, no. Oh. È difficile trovare la frutta giusta per fare la torta gelato più buona del mondo. Eh? Nana, le tue banane saranno uno degli ingredienti della torta gelato più buona del mondo! Sarà una torta fantastica! Grazie! Questo mi rende davvero felice! Tieni le tue fino a domani! Tropicale. Yeah! Up. Frutta depositata. Bana! Bana! Dove sei, Bana? Pronti a cucinare! Dove sono le banane? Non lo so! E non riesco nemmeno a trovare Bana! In che senso? Hai perso tutte le banane? Non le ho perse! Le avevo accanto a me mentre dormivo! E ora è scomparsa anche Bana! Allora è stata Bana! Non voleva condividerle! Oh no! Bana è il ladro di frutta di tutti i frutti Beach! Le mie fragole! I miei meloni! Le mie bellissime arance! No! Bana non farebbe mai una cosa simile! Addio, torta gelato! Tranquilla! Possiamo ancora farla! Dobbiamo solamente trovare Bana! E come facciamo a trovarla? Tu credi veramente sia stata Bana? Shh, dobbiamo concentrarci! Forse Bana è in pericolo! Bana! Ai! Un indizio! Guardate! Ce n'è un'altra qui! È la buccia di una delle banane! Presto, seguiamo la pista! Guardate! Laggiù! Ce n'è un'altra! Ai! Ce n'è un'altra qui! Bana, Bana... Proprio un bel nascondiglio, eh? Bana non troverà mai le mie fragole qui! Frutta depositata! Non fate rumore! Bana potrebbe comparire da un momento all'altro! Non è stata Bana! Bana è una ladra! E noi la prenderemo per dimostrarlo! Ah! È il ladro! Beccati questo! Dreamy, ora tocca a te! E voi? Che cosa ci fate qui? Guardate, la mia frutta! Allora non è stata Bana. Ah, che sollievo! Gelato! Ma dov'è allora? Datemi quella banana, ladruncole! Oh no! Le jellies non possono entrare nella fabbrica, è proibito! Bana, scusaci. Pensavamo fossi tu il ladro. Puoi perdonarci? Ha detto di sì. Ora puoi fare la tua torta gelato. Se Bana non se la mangia prima. Cry babies, magic tears. Mille avventure in un mondo magico scoprirà.
Noccioloso, parte 1. Hai un bel mucchio di cose strani. Guardate! Un libro di incantesimi! Wow! Facciamo un incantesimo! Sì! Che bello! Se lo fate, apparirà un fantasma! Un fantasma? Non datele retta! Non esistono incantesimi per i fantasmi! Incantesimo per evocare un fantasma! Ma che cos'è un fantasma? Sono esseri che vivono nei castelli! Spaventano la gente e fanno... Che noia! I fantasmi non esistono! Vado io in giro a far paura! Non preoccuparti, Lala! So dov'è l'uscita! Occhio di rospo, dente di orso, vieni tra noi! Fantasma moccioloso! Ecco Ali! È venuta a prenderci! Comunque sia, non funziona per niente questa magia! I fantasmi esistono solo nei film! Fantasmi? Come no? Mi hanno evocato! Ehi! Sapete dove mi trovo? Ok, ok, non c'è fretta! Un attimo! Oh, devi aiutarmi! Eccoli lì, i nostri fazzoletti di stoffa! Ma che schifo! Lala, devi pulire! Ehi, aspetta! Non mi senti? Non mi vedi? Devo riuscire a tornare! Se rimango qui per più di un giorno, svanirò nel nulla! Per sempre! Concentrati! Bene! Ehi! Dovete aiutarmi! Dotty, non ci fai paura! Beh, a me in realtà un po' di paura è venuta! E aveva un sapore misto di arancia e fragola! Ehi! Aiutatemi! Dotty! È inutile! Non mi vedono! Mi serve il libro! Ti ho presa! Che succede? Non lo so! Oh, il libro! Dotty! Basta! Cosa? Che cosa hanno quelle luci? Non sei stata tu? Sono appena arrivata! Non hai mosso tu il cespuglio? No! E nemmeno la macchina? No! Quindi, se non è stata Dotty e non c'è nessun altro... No, no, la Lulu! Deve essere stato il fantasma moccioloso! Oh, la magia funziona! Dobbiamo trovare il fantasma e ricacciarlo dentro al libro! Sì! Ma è proprio un vero fantasma? Io con i fantasmi non voglio averci nulla a che fare! L'abbiamo preso! La caccia al fantasma mi ha messo fame! Fatemi uscire! Un attimo! Cos'è questo? Sembra lo stesso muccio che c'era a casa di Lala! Deve essere il... fantasma moccioloso! Guardate quanto muccio! E quanta polvere! Io ho un po' di paura! Questo muccio è disgustoso! Mangiarvi? Bleh! Voglio soltanto tornare nel mio libro! Si sta meglio lì dentro! Cosa? Volevi solo tornare a casa? Mi sentite? Certo! Quando tocco il libro potete sentirmi! Dovete aiutarmi! Ho soltanto un giorno per tornare dentro al libro! Altrimenti svanirò per sempre! Ci dispiace, fantasma! Non volevamo farti paura! Certo! Ti aiuteremo! Guardate, questo è il mio mondo! Occhio di orso, dente di rospo! No! Abbiamo invertito le parole! Guarda, il libro è rimasto lì per terra! Portiamole, bebè! Ciao! Ehi! Siamo qui! Perché non ci vedono? Oh no! Siamo fantasmi! Cry babies, cry babies.
incantesimi! Vieni tra noi! Mi hanno evocato! Un fantasma? Ho soltanto un giorno per tornare dentro al libro! Occhio di orso! Perché non ci vedono? Siamo fantasmi! Ah! Il fantasma moccioloso, parte 2! Liberate la vostra mente, ispirate... Guardate! Eccole lì! E hanno preso il libro! Ehi! Siamo qui! Non possono vederci né sentirci! Mi è venuta un'idea! Ai! Dina, amica! Che fatica! Cerchiamo un posto più tranquillo! Sono super concentrate! Non sarà una cosa facile! Ci sono! Seguitemi! Fatto! Come nuovo! Grazie infinite! Ehi! Dove sono le altre? Connie? Lia? Non saprei! L'ultima volta che le ho viste cercavano un fantasma! Oh! Davvero? E se gli fosse successo qualcosa? Persino i loro cuccioli sono scomparsi! I fantasmi non esistono! Andiamo a cercarle! Il libro è là! Andiamo! Quasi! Dina, cerchiamo un altro posto. Non riesco a concentrarmi qui. Non siate tristi. Ricordatevi, se non possono vederci, noi possiamo fare tutto quello che vogliamo. Forza, concentrati, Bruni! Oh, che succede? Vola al contrario! Oh, Bruni, i tuoi voli sono un disastro! Lady! Lala! Connie! Secondo le mie previsioni, dovrebbero essere... È disgustoso! È il fantasma moccioloso! Seguiamo le tracce! Non è molto divertente se loro non sanno che siamo noi. Oh no! Il tempo sta per scadere! E se non riusciamo a prendere il libro, scompariremo anche noi! Vogliamo tornare a casa! Ci sono! Tracciamo una scia mocciolosa per terra! La scia di moccio punta verso la casa di Lala! Andiamo! Respiriamo e non ci deconcentriamo! Ah, che cos'è? Aspetta... Altro moccio! Serve il nostro aiuto! E là? C'è qualcun altro lì dentro? Cosa ci fate qui? I bebè hanno fatto un incantesimo per aiutarmi, ma si sono trasformati in fantasmi anche loro. Hanno attraversato il portale per prendere il libro, ma non possono fare ritorno! Ci resta meno di un'ora! Dopodiché spariremo tutti! Oh no! Dobbiamo trovarle! Che cosa vedi, Tina? Aspetta! I bebè sono scomparsi mentre cercavano un fantasma! Ripeto, sono scomparsi! Erano loro! Andiamo! Dove siete, bebè? Dateci un segno! Coraggio, facciamoci vedere! Sono qui! Dove c'è il moccio? Sono sicura, ma non possiamo vederle! Mi è venuta un'idea! Che c'è? Quello è il fischio di allarme! Presto! Lancia il tuo glitter sopra il cerchio di moccio! Con gran piacere! Ecco! Era proprio necessario usare il tuo glitter, Rosy! Siete qui! Ma come facciamo a farle tornare bebè? Oh no! Siete davvero fantasmi! Ci restano solo pochi secondi. Dovete ripetere l'incantesimo per tornare a casa. Solo voi potete farlo. Occhio di rospo, dente di orso, torna al tuo mondo, fantasma moccioloso. Grazie, bebè. Magic Key.